gratis di Meo, perché in quanto presentatrice del Festival Tulipani di Seta Nera questa sera è qui in rappresentanza dopo una giornata intensa dove c'è stata anche la conferenza stampa. Una sinergia tra Sara Iannone, Bambin Gesù e il Tulipano per un sorriso. Ci spieghi, Metis? Ogni anno noi dedichiamo uno spazio all'infanzia, ci occupiamo della diversità a 360 gradi con il Festival Tulipani di Seta Nera, che si occupa di cortometraggi che riescono a raccontare la diversità con un sorriso, e uno dei nostri spazi tutti gli anni è dedicato all'infanzia. Grazie a questa collaborazione Sara, che fa parte della nostra giuria di varietà, oltre ad essere una delle fondatrici del festival, fautrici del festival Tulipani di Seta Nera, ha deciso di creare questa collaborazione per far sì che, oltre a condividere il talento di questi ragazzi che ci raccontano delle storie, quindi diffondere dal punto di vista culturale quello che può essere un'infanzia giusta, un'infanzia corretta, un'infanzia tutelata, avessimo la possibilità di dare una mano pragmaticamente. Quindi abbiamo scelto il Bambin Gesù, non soltanto perché è leader nella ricerca, ma perché il suo reparto oncologico, anche per quello che è successo negli ultimi mesi, è sicuramente un'eccellenza italiana. Ha una sala cinematografica, è un luogo in cui viene fatta clownterapia, teatro, i genitori hanno la possibilità di stare con i loro ragazzi, e quindi è un luogo in cui quella che noi italiani definiamo la brutta cosa, la brutta malattia, diventa sicuramente un po' più leggera, e quindi per noi era importante dare un segnale e un tulipano per un sorriso, nella speranza che a volte possa scappare qualche sorriso in più anche in un reparto come quello di oncologia. E oggi tra l'altro i media tutti sono molto attenti ad alleggerire, insomma, la sofferenza, una sofferenza che poi nel caso dei bambini si estende anche alle rispettive famiglie. Sì, è difficile, forse a volte più per un genitore vivere questo disagio. A volte i bambini entrano in uno stato di vita parallela, di sogno, di assenza dalla scuola, un luogo indefinito nel quale si incontrano nuovi compagni di vita dalle caratteristiche particolari ma comuni. Quel famoso abbigliamento e quella famosa, diciamo, tenuta di capelli che ci rende un po' a noi nota la presenza di quella brutta malattia all'interno del corpo di un bambino. I genitori vivono con difficoltà anche il desiderio di cercare di non far percepire questa malattia al bambino, quindi è importante creare un luogo di accoglienza sia per i genitori che per i bambini, ma anche un luogo di supporto psicologico per i genitori, che a volte ne hanno più bisogno dei ragazzi stessi. Grazie Metis, la tua testimonianza è importante per noi e per tutte queste famiglie. Grazie. Grazie a te.